Il cellulare era spento, questo non ancora, ma adesso è spento anche lui. Quindi diciamo non possono più prescindere, che gli piaccia o meno, i cittadini sono pronti a partecipare, lo fanno con molta, molta forza quando sono convinti che un'azione sia corretta. Quindi ecco, che cosa bisogna fare? La base, abbiamo visto, sono queste tre parole chiave: trasparenza, partecipazione e collaborazione. Sono dei principi che se, e io mi auguro presto e soprattutto verranno applicati adeguatamente, possono migliorare gli schemi operativi dell'amministrazione e anche i processi decisionali. Perché ogni tanto quando in aula ai miei studenti parlo e gli propongo loro di essere più proattivi nei confronti della pubblica amministrazione, quindi di sfruttare la parola partecipazione e collaborazione che vengono dall'open government, mi rispondono: sì, vabbè, ma cosa lo faccio a fare? Tanto non serve. E quindi manca quello che nella figura è definito trust, gli americani la chiamano trust e una parola sola raccoglie molto più che non solo fiducia. E comunque sì, il concetto di fiducia da parte del cittadino nei confronti dell'amministrazione. Io non sono, non voglio esserlo, rassegnati. La rassegnazione è perdente a priori, nel senso che se io non agisco e non combatto per ottenere quello che secondo me è un mio diritto, o comunque per avere un'informazione, per chiedere soluzioni, non importa, per partecipare alla vita politica della mia città, del mio paese, lo faccio sempre più volentieri se vedo che ho fiducia, quindi se c'è il trust, perché se l'amministrazione accresce questa fiducia, saranno sempre più cittadini che saranno pronti a partecipare. Ma che cosa è nata? L'open government è nata da Obama, anche se appunto vi dicevo già noi, già prima, almeno alcuni paletti dalla 241, che è la legge sulla trasparenza, al codice dell'amministrazione digitale del 2005, qualche paletto lo avevamo messo, ma Obama, in questo MOU, che vuol dire Memorandum of Understanding, aveva definito i principi da rispettare. Questa è la traduzione di una sua frase famosa in cui diceva: la mia amministrazione si impegna a dare vita a un grado di apertura, quella che appunto abbiamo declinato come openness, nel governo senza precedenti. Lavoreremo insieme, e questo è un altro elemento importante, per assicurare la fiducia pubblica, il trust di cui vi parlavo prima, e per stabilire un sistema basato su trasparenza, partecipazione, collaborazione. L'apertura rafforzerà la nostra democrazia e promuoverà l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione. Adesso leggo la domanda di Chiara. Se la vedo. Come la PA raccoglie e utilizza la nostra partecipazione nelle sue decisioni? Come dovrebbe o come fa? Come fa? Purtroppo dipende moltissimissimo dall'essere politico con cui abbiamo a che fare. Ci sono esseri umani che sono un po' più 2.0 di altri. Se chiunque di voi ha fatto l'elementare, immagino tutti, vi ricorderete che fin da allora c'era il bambino che metteva il braccino per non farvi copiare. Quelli restano uguali anche quando diventano politici, purtroppo non ci sono molte alternative. Quelli che vi facevano copiare sono quelli che condividono anche ora. Quindi se diventano sindaci, se diventano politici, assessori, ministri o quant'altro, abbiamo qualche chance in più che ascoltino prima di tutto, raccolgano quindi e poi utilizzano la nostra partecipazione nelle loro decisioni. Perché alcune amministrazioni l'hanno fatto in maniera egregia. Di recente c'è stata una bella esperienza con la Regione Umbra che abbiamo fatto con... Voi vedete in basso a sinistra c'è un login Stati Generali dell'Innovazione, è l'associazione di cui sono presidente, e con questa associazione abbiamo collaborato con la Regione Umbra per la definizione della loro agenda digitale. Non è che l'abbiamo fatto noi e la Regione, abbiamo messo online una piattaforma, tra l'altro è una piattaforma gratuita, si chiama ideascale.com. Chiunque può utilizzarla gratuitamente, in cui i cittadini potevano dire le proprie idee, potevano
potevano votare quelle degli altri, un po' come su Facebook mi piace, ma potevano anche dire non mi piace, cosa che su Facebook a oggi non si può ancora. Potevano commentare le idee altrui e aggiungerne di nuove. E per alcune settimane, mesi abbiamo lavorato online, chiedendo, quindi facendo anche campagne di comunicazione, chiedendo a tutti i cittadini, devo dire, anche il concetto di cittadinanza, come potete immaginare, cambia moltissimo, perché a me se qualcuno di Foggia o di Milano avesse partecipato a questa richiesta di idee, non avrei, ovviamente non me ne sarei accorta, chiunque si poteva iscrivere e dire la sua, ma è anche giusto così, nel senso che probabilmente i confini regionali, comunali, provinciali avranno sempre meno senso nel momento in cui avremo davvero un open government. Quindi dicevo come esempio, e quindi grazie a Chiara perché questo è un esempio molto carino, se cercate su Google sicuramente trovate IdeaScale e Umbria Digitale e troverete questa piattaforma con cui i cittadini hanno potuto interagire. Tra l'altro è una piattaforma che vedremo poi anche successivamente in altre slide, altri esempi, che è stata adottata dalla Commissione europea, sempre per l'Agenda Digitale europea, è stata adottata dal governo Monti per l'Agenda Digitale italiana. Si può adottare volendo anche solo per dire, cari cittadini, c'è un avanzo d'amministrazione di 10.000 euro, siamo a novembre, volete che li spenda per fare la cosa A o la cosa B? E i cittadini, questo è più polling, è più una consultazione, ma pure datemi delle idee su come spenderli al meglio. Si può fare, io sono davvero molto convinta. Per l'open government ci sono tre livelli di intervento, culturale e organizzativo, top down, quindi gerarchico, tecnico e operativo, processi decisionali basati sulle esigenze della comunità e giuridico, quindi apertura e trasparenza. Culturale e organizzativo che cosa significa? Significa che dovrebbero, io ho messo l'indicativo presente, non ci sono i cittadini e il dialogo, ma dovrebbero sicuramente esserci, cioè al centro degli enti e delle istituzioni, il cittadino e il dialogo con la comunità locale, non le procedure, non gli schemi burocratici, non la struttura, ma il cittadino. Questo è il primo livello in cui bisogna un po', purtroppo vi ricorderete di sicuro quando c'è stato tempo fa, un po' di anni fa, l'idea del cittadino cliente. Era un bel esempio da cui si poteva cominciare a capire che il cittadino non può essere più soltanto un utente suddito, borbonico, ma deve essere cliente. Però personalmente dopo questo passaggio io preferisco tornare a essere cittadina, non sono cliente. Io non posso scegliere se la mia amministrazione non piace di pagare la TARSU all'amministrazione vicina. O cambio casa e cambio città, ma se qui voglio stare, voglio vivere, con quell'amministrazione devo fare i conti. E quindi voglio poter essere chiamata cittadina e voglio poter essere al centro appunto di questo rapporto con istituzioni. Il livello culturale organizzativo. Ovviamente molti enti pubblici sono ancora nel classico metodo che è top down, quindi dall'alto verso il basso, che però può e deve e sta lentamente essendo sostituito da un modello orizzontale partecipativo. Quindi il processo decisionale non è più soltanto a una direzione, l'amministrazione che prende e decide, ma la gente che brontola, quanto a volte brontola e basta, ma a volte anche solo fa suggerimenti utili, dice proviamo a collaborare tra istituzioni e privati per trovare una soluzione a questo problema, che poi è un problema della collettività e quindi è nell'interesse di tutti che ci sia una partecipazione attiva. Rinunciare non funziona, questo ne sono fortemente convinta. Dal punto di vista del livello tecnico e operativo, i processi decisionali, le attività amministrative sono incentrati sulle effettive esigenze della comunità. Non possono che passare dalla comunicazione e dalla collaborazione, nel senso che se la mia amministrazione ha una soluzione fantastica, come è nel mio caso, a Pisa per esempio esiste un sito che si chiama segnalazioni.comune.pisa.it. L'ho scoperto per caso perché avevo il lampione dove ho il garage che era guasto, ho cercato online a chi rivolgermi per risolvere questo problema e
ha trovato questo portale. Il problema è che funziona benissimo, l'ho cliccato, ho scritto, c'è una mappa, mi dice in che zona, mi può mettere la bandierina sul quartiere, dov'è il problema, c'è uno spazio in cui io posso segnalare il mio nome o non segnalarlo, dichiarare che mi interessa o meno essere nominata, quindi posso mantenere l'anonimato se voglio, e dire che in via Tal dei Tali al numero tot c'è un lampione guasto. 24 ore dopo me lo hanno aggiustato. Uno dice: cosa ti lamenti? Fantastico. Infatti non mi lamento solo del fatto che è mancata la comunicazione. Tutti i miei amici che vivono in questa città di cui ho parlato di questa cosa mi hanno detto: ah dai, non sapevo neanche che ci fosse. In questo senso, quindi, a volte, pur rispondendo alle effettive esigenze dei cittadini, senza comunicazione e quindi senza interazione, quindi qui arriva il momento della collaborazione. Che cosa ho fatto? A questo punto ho mandato una mail a tutti i miei amici pisani dicendo: sappiate che esiste questo sito, che ti può essere utile per segnalare problemi di qualche tipo. Un'altra volta poi ho segnalato una moto abbandonata a giorni e anche lì nel giro di poche ore l'hanno risolto. Quindi che cosa voglio di più dalla vita? Insomma, veramente è stato una bella scoperta. Vorrei semplicemente che la mia amministrazione imparasse meglio a comunicarlo questo segnale, perché è da lì che passa anche il governo aperto. Siamo a livello giuridico, quindi l'idea che un modello di open government che sia basato su questi grossi concetti di apertura, di openness e trasparenza è basato anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie, le ICT, Information and Communication Technology, anziché i modelli, gli strumenti un po' più tradizionali e un po' più analogici. Io forse a volte sembro un po', come dire, integralista, però capisco benissimo che ci sono i nonni, le persone con difficoltà che non riescono a utilizzare questi strumenti. Però secondo me, se questi strumenti diventassero obbligatori, io sono ragionevolmente certa che le persone imparerebbero ad adottarle. È vero che io voglio usare il piccione viaggiatore anziché il fax, utilizzo il piccione viaggiatore anziché il fax, però è anche vero, questo ve l'avrà sicuramente detto Michele Gianello, se avete avuto a che fare con lui. E lo capisco e lo condivido, ma lo condivido solo in parte, perché non ci sarà mai un cambiamento forte se non c'è una forzatura, e chiamiamola brutale, da parte dell'amministrazione. Ho parlato anni fa con un amministratore regionale, un governatore di una regione, che mi disse: io ho mandato una mail a tutti i miei dipendenti dicendo: sappiate che io prima smazzo la cosa online e poi quella cartacea. Indovinate come gli scrivevano da quel momento in poi. È chiaro che se io ho urgenza e voglio che mi risponda, gli mando una mail, visto che lui è così che prima gestisce. Un po' di forzatura, anche perché diventa poi uno strumento più utilizzato. A livello giuridico, ovviamente c'è bisogno anche di cambiare terreno, di muoversi su un altro terreno. Ci sono nuove regolamentazioni da gestire, ve ne hanno parlato e ve ne parleranno di sicuro giuristi, quindi su questo non scendo in dettaglio perché io sono informatica, come dicevo, quindi lasciamo questo aspetto a chi lo sa gestire meglio di me. Quindi siamo arrivati all'openness, all'apertura e alla pubblica amministrazione. E questo è un terribile dato Eurostat, in cui si vede l'Italia, la vedete in rosso in fondo, è l'ultima, l'ultimissima, in grigio in centro vedete la media europea. Questi sono i dati relativi all'interazione digitale tra cittadini e pubblica amministrazione. E notate bene, cittadini non che abbiano più di 80 anni, ma tra i 25 e i 54 anni. L'Italia c'ha da fare ancora parecchia strada, come vedete, perché è l'ultimissima anche con stacco, perché già Ungheria, Bulgaria, Romania, che sono precedenti a noi, hanno comunque quel bel centimetro di differenza, che sono una decina di punti percentuali di differenza che mi fanno venire la pelle d'oca. Abbiamo da camminare, da fare ancora tantissima strada. Basta non rinunciarci, perché sennò abbiamo perso in partenza. Ci sono sicuramente anche strumenti abilitanti. Strumenti abilitanti per un governo che sia partecipato, trasparente e condiviso, perché è lì che vogliamo andare. Questa vignetta rende bene l'idea di quello che tentavo di dirvi prima.
il bambino che dice caspita, ci stanno a sentire. Ed è esattamente questo il punto. Provate a brontolare, magari più che brontolare mi piace di più dire, a dire la vostra, a suggerire ipotesi e soluzioni, a fornire proposte, alternative, e forse ogni tanto vi capiterà anche di stupirvi perché vi ascolteranno. Quindi sicuramente l'approccio delle attività amministrative è diverso e sicuramente bisogna passare da cittadino suddito a cittadinanza attiva. Passando da tutte e due però, perché è vero che se a me non mi ascolta la mia amministrazione e io posso urlare quanto mi pare, non mi ascolterà. Ma se io non provo a dire la mia, sicuramente non me la verrà, non è detto che me la venga a chiedere. Ora, ultimamente, appunto, con questi strumenti un pochino di più. La condivisione delle scelte, una scelta condivisa è una scelta che ha molta più chance di sopravvivere. Immaginatevi se adesso noi quanti siamo, una ventina di persone, dovessimo decidere dove andiamo in vacanza quest'estate. Se dobbiamo andare tutti insieme, probabilmente ci metteremo 3-4 giorni prima di metterci d'accordo su dove andare. Uno vuole andare in montagna, l'altro al mare, uno in Italia, uno all'estero, uno città culturali, l'altro non importa cosa. Ma se io decido da sola, dico ok, ragazzi, l'anno prossimo tutti a fare trekking in Tibet. Ci ho messo 3 secondi, veloce, facile, indolore per me. Dolorosissima per voi, nel senso che se io non vi ho ascoltato, non abbiamo condiviso le scelte, vi posso forzare dittatorialmente a venire in Tibet con me, ma verrete con un muso lungo 2 chilometri. Se invece l'abbiamo condiviso, magari io alla fine decideremo tutti insieme di andare a fare trekking in Tibet, ma l'abbiamo deciso insieme mediando tra i desideri di ognuno di voi, i pensieri, le scelte, e diventa a questo punto una scelta condivisa e quindi passa dall'ascolto e a quel punto diventa una scelta che ottiene anche più risultati. Relativamente all'ascolto vi faccio un altro esempio. Vi ricorderete di sicuro quando il presidente Napolitano ha scelto i suoi 10 saggi. Erano 10 saggi con la I. Le donne in rete sono un po' insorte, dicendo, vabbè, però forse una, magari una, non so, 50%, ma una saggia avreste anche potuto trovarla. Lì per lì lui ha detto, bah sì, insomma, che cosa volete da me? L'ha detto in napoletanese, quindi in maniera molto più polite di quella che vi sto dicendo io ora, ma insomma, il concetto era, non ci potevo fare niente. Il mondo italiano funziona così. Le donne in rete si sono arrabbiate ancora di più e hanno insistito ancora di più e il giorno dopo il presidente Napolitano si è scusato dicendo sì, avete ragione, avrei potuto metterci anche una donna tra le sagge. Se noi avessimo rinunciato per mancanza di trust, non è che con le scuse sia cambiato qualcosa, ma sicuramente è cambiato che probabilmente la prossima volta ci penserà 2 volte prima di fare una scelta così pesante, cioè una scelta in cui non ci sono quantomeno un piccolo obolo alle differenze di genere, mettiamola così. Quindi stavamo dicendo, i principi sono questi tre, sono sicuramente integrati uno con l'altro, perché ovviamente la trasparenza garantisce più facile partecipazione, la collaborazione richiede trasparenza, insomma è un feedback costante e continuo tra questi tre elementi. Avete parlato in questi giorni, forse questa slide vi è anche già stata fatta vedere, è una slide a mio avviso molto chiara, che vede in rosa la parte governativa, in blu, azzurro, non so come la vedete voi perché a volte dipende dai monitor, la parte di openness e i dati in giallo. I dati possono essere aperti senza essere governativi, la parte centrale sono gli open government data, quindi i dati che la pubblica amministrazione dovrebbe aprire grazie anche a questo tipo di intervento. Anche questa forse è una slide che qualcuno di voi ha già visto, sicuramente è la slide più chiara su cosa si intende per open government. I 3 punti li abbiamo già visti, non ve li ridico. Ma tutto intorno, come vedete, c'è il cammino di questa specie di ruota. Si parla di dati, Open Government Data in alto. Sulla destra, monitorare le politiche pubbliche, quindi strategie di comunicazione, indicatori di impatto, scadenze.
Si scende giù verso la collaborazione, quindi abbattere i compartimenti stagni e le strutture piramidali, spesso ci sono anche nelle pubbliche amministrazioni, ovviamente, quindi, ma anche interorganizzazione tra il comune e la regione e il ministero, quindi provare ad abbattere questi compartimenti stagni perché ci sia una maggiore collaborazione, lavorare non più verticalmente ma orizzontalmente tra organizzazioni nei territori, con tutti gli strumenti che ora per fortuna le tecnologie ci mettono a disposizione, quindi metodologie flessibili, coinvolgimento dei cittadini e promozione della collaborazione. Organizzare partenariati. Il mondo non è fatto soltanto di cittadini e pubbliche amministrazioni, sicuramente è fatto solo di cittadini, mettiamola così, ma ognuno rappresenta un tipo di, si chiamano stakeholder in inglese, di attore. Ci sono quelle che vengono definite le ONG, organizzazioni non governative, quindi le associazioni di categoria, le associazioni di imprenditori, le aziende stesse e poi le pubbliche autorità. Quindi fare organizzazione interpartenariato, perché ogni tipo di attore, ogni portatore di interessi porta appunto un proprio interesse che non è obbligatoriamente identico, oppure non è obbligatoriamente già stato preso in considerazione dall'amministrazione. E quindi è essenziale anche la partecipazione e la collaborazione di tutti gli attori del territorio. Nel momento in cui vogliamo pianificare un'azione di open government, si richiede la collaborazione. Arriviamo alla partecipazione, abbiamo quindi anche la coprogettazione delle politiche pubbliche. Coprogettazione, che ripeto, così come per andare in vacanza, è sicuramente più faticosa, più pesante, più lunga forse anche, ma garantisce un risultato sicuramente più solido. Deliberare con i cittadini, quindi organizzare dibattiti pubblici, partecipativi, confrontarsi con i cittadini, è faticoso. È chiaro che se io vi dico adesso queste slide io le ho fatte, sono tanto belle, più un ciao, arrivederci. Se voi vorrete, e spero che lo vorrete fare, darmi un feedback su come sono state queste 2 ore con me, che cosa vi ho detto, che cosa avrei voluto, dovuto dirvi di più e meglio. È più faticoso perché faccio tanto prima a chiudere e a dire arrivederci e grazie ed è finita lì. È però più utile per me e anche per voi e anche per i miei nuovi eventualmente discenti la prossima volta se c'è un feedback in maniera da poter migliorare l'intervento successivo. Salendo ancora su questa curva c'è educare i cittadini. Perché anche i cittadini che da una parte, ripeto, non si fidano perché manca la fiducia, dall'altra a volte non sono capaci, non conoscono, purtroppo educazione civica a scuola si fa sempre meno, non conoscono le strutture governative, come funzionano, non conoscono le competenze delle singole amministrazioni, dei singoli assessorati, dei singoli uffici. Quindi anche su queste poi ovviamente si ritorna all'open government e questa ruota gira. È quindi un modello anche, un modello che è aperto. Infatti mi è piaciuto molto quando mi hanno dato il titolo dell'intervento che dovevo fare, che non era solo Open Government, ma il modello Open Government, perché è proprio il modello che sta andando a cambiare. È un modello di amministrazione su diversi livelli, su diverse dimensioni. I cittadini che hanno diritto di accesso, ora la normativa è molto forte su questo, i cittadini hanno diritto di accesso a documenti, dati, procedimenti amministrativi, servizi. Sui procedimenti amministrativi avevano, qualcuno di voi lo saprà, accesso già dalla 241 del 90, ma era sotto normative diverse. Il decreto 33 di quest'anno ha cambiato alcune facce anche di questo, ma soprattutto dati e documenti non erano proprio previsti così con tanta facilità. Un pochino, ripeto, un primo passo lo aveva fatto il codice di amministrazione digitale e adesso con il decreto 33 si è rinforzato ulteriormente. I cittadini partecipano, punto 2, e collaborano attivamente alla cosa pubblica, quindi segnalazione attiva. La segnalazione per esempio di quello che vi dicevo prima, segnalo che il lampione è guasto, per me è un vantaggio perché prima glielo dico, prima me lo aggiustano. Per l'amministrazione è un grossissimo vantaggio perché non hanno bisogno di mandare messi sul territorio a verificare quanti e quali lampioni non funzionano, quanti e quali moto sono state abbandonate per strada o quant'altro i cittadini vorranno segnalare. Ci sono strumenti, anche delle splendide app che possono essere utilizzate da smartphone, quindi facendo per esempio la fotografia alla cosa che voglio segnalare, mi faccio georeferenziare sullo smartphone,
quindi capisce esattamente la via, l'indirizzo, che punto sono, la mando all'amministrazione e l'amministrazione sa, vede qual è il problema perché gli mando la foto e capisce esattamente dov'è perché sono georeferenziata. Quindi la sussidiarietà orizzontale e quindi si diventa di fatto da una parte produttori, dall'altra consumatori di servizi. Terzo punto, le amministrazioni pubbliche sono interconnesse con quella che si chiama Sistema Pubblico di Connettività, l'SPC, che è una, di fatto una rete interamministrazioni che permette di condividere informazioni e dati. Quindi anche qui indicatori condivisi che siano sia qualitativi che quantitativi delle prestazioni. E qui vi faccio un'altra piccola digressione. A volte i politici in campagna elettorale ci dicono che ci mettono nel programma che ci miglioreranno la qualità della vita. Fantastico. Io però il qualitometro non ce l'ho, il migliorometro nemmeno. Come ti misuro? Come faccio a misurare che davvero mi hai migliorato o meno la qualità della vita dopo 5 anni del tuo mandato da sindaco o non importa cosa? Allora io voglio degli indicatori, tu mi devi dire che ne so, sotto casa tua passano 300.000 macchine al giorno, le faccio diventare non più di 100.000. Ok, è un numero misurabile. Io so che se mi porti a 110.000 macchine al giorno l'hai passato, ma di poco l'obiettivo, quindi tutto sommato sei stato bravino. Se restano 299.999, non hai rispettato la tua promessa elettorale. Questo è un po' in parte quello che diceva anche Vittorio prima. Questa, se vogliamo, è qualcuno di voi avrà visto le mappe mentali, ora sono strumenti veramente molto carini, molto facili per individuare meglio, per definire meglio la progettazione. Il modello, appunto, che definisce le dimensioni, abbiamo già visto, istituzionale, organizzativa e tecnologica, gli attori, che sono, li abbiamo definiti, pubblico, questo è il riassunto, se vogliamo, di quello che abbiamo detto, la pubblica amministrazione, le imprese, i cittadini e la società civile, l'associazionismo. E definizioni e concetti chiari che sono che cos'è l'open government, dove nasce, quando, perché, e l'abbiamo visto. Quindi questo è lato modello. Ci si collega anche a quelli che sono chiamati pillar, così ormai si chiamano pilastri, la Commissione europea li ha chiamati pillar e sono rimasti pilastri anche per noi, che sono i tre che abbiamo visto declinati come trasparenza con accesso universale ai dati, qualità della vita dei cittadini, sempre con gli indicatori di qui sopra, perché sennò di qualità non sappiamo che farcene, detta così a vanvera. Monitoraggio, appunto, per questo è sottolineata la parola indicatori, non so se da chi è più lontano di voi lo vede, ma il terzo punto di trasparenza è monitoraggio delle politiche pubbliche, indicatori, analisi costi-benefici, quindi gli indicatori, indicatori che mi permettano di valutare, appunto, di monitorare. Lato collaborazione, politiche pubbliche insieme con gli utenti, cittadini e imprese, organizzare partenariati, coprogettare servizi, capovolgere la struttura piramidale che diventa invece lavorare orizzontalmente, quindi non è più una gerarchia, una tassonomia, ma è un lavoro partecipativo e collaborativo. Lato partecipazione, cittadini coinvolti anche nei processi decisionali, deliberare con i cittadini, scambio di informazioni bidirezionale e confrontarsi con gli utenti. Io non ho feedback da voi, o vi siete addormentati o va tutto bene, o dico cose talmente noiose che ditemi voi se va tutto bene, vado avanti, se no vi ascolto volentieri se volete interrompere un attimo per una domanda. O finiamo magari la mappa e poi nel frattempo chi vuole mi potete scrivere le domande. Ok, dice che ci siamo, va tutto bene, sono contenta, perfetto. Ok, comunque casomai davvero fermatevi senza problemi. Allora finisco magari questa parte qui della mappa e poi vediamo se ci sono interazioni. Gli strumenti ovviamente, gli strumenti sono sempre di più. Dalla multicanalità, il computer, il tablet, lo smartphone, i social media nel senso più ampio, attenzione, immagino li conosciate, non si parla soltanto di Twitter, Facebook, LinkedIn, ma ce n'è centinaia, e sono spesso anche mirati, lo stesso YouTube è un social network, Flickr è un social network con cui condividere foto, Anobi è un social network con cui condividere libri, gli strumenti sono davvero tantissimi anche lato social media. Gli open government data, quindi dati aperti con nuovi servizi e nuove applicazioni, poi la democrazia digitale e l'e-participation. Le politiche sicuramente sono i tre livelli istituzionali con cui abbiamo a che fare,
Quindi le politiche europee, le politiche nazionali e regionali e locali. Come sapete, le regioni possono normare, fare leggi regionali e magari localmente invece possono fare atti di delibere di intervento. Le politiche europee, c'è stata una direttiva sulle informazioni pubbliche, l'agenda digitale europea, ci sono fondi strutturali nella programmazione 14-20. Per quanto riguarda le politiche nazionali sono state fatte e ne faremo ancora, penso e spero, politiche per l'ascolto attivo, piattaforme partecipative, coinvolgimento delle associazioni. Su questo FOIA, si chiama così, che sta per Freedom of Information Act, quindi l'idea di avere nelle politiche nazionali uno strumento che ci garantisca libertà di informazione, avete sicuramente sentito parlare di Wikileaks, era una di quelle idee. Politiche regionali e locali, quindi leggi regionali, ma anche, come vi dicevo, della Regione Umbra, le agende digitali regionali. Le criticità non mancano, ovviamente, come sempre, ci possono essere difficoltà di governance perché non è così ovvio di collaborare in rete, può essere complesso. Può essere non facile anche adottare una visione di sistema. Abbiamo ormai incamerato da centinaia di anni di amministrazione pubblica il concetto e l'approccio top-down, quindi dall'alto verso il basso, faccio come mi pare, io governo e tu mi segui, e quindi la conseguente perdita di fiducia, del trust che vi dicevo prima nei confronti dell'amministrazione. E poi è molto complessa anche la governance e il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali del territorio, quindi non so, regione, province, comuni, comunità montane o tutti gli altri attori che vorranno essere coinvolti. Riforme istituzionali, c'è bisogno che si capisca bene, meglio, quale sarà il ruolo degli enti locali, quali modifiche costituzionali vanno fatte e la sussidiarietà orizzontale. Io mi fermerei qua per qualche secondo per le vostre domande, minuti, quanto volete in realtà, poi casomai andiamo avanti. Le slide sono comunque a vostra disposizione, quindi casomai ci siamo? Possiamo? Posso ricevere domande? No? Sì? Ok, io ditemi voi. Non c'è più feedback? Eccoci qua. Aiuto. Domanda numero uno, come verranno analizzati i dati di partecipa.gov? Bisognerebbe chiederlo a chi è responsabile di partecipa.gov. In realtà è solo mezzo vero quel che sto dicendo. Nel senso, se i dati saranno aperti, qualunque cittadino potrà fare, metto un break che così vedo poi la domanda successiva. Qualunque cittadino potrà fare, partecipare, capire, leggere, vedere, interpretare. Quello che vi diceva prima Vittorio, quando vi diceva i dati relativi alle presenze dei parlamentari, a quanti voti obbedienti o disobbedienti fanno nei confronti del loro partito, quante missioni, eccetera. I cittadini poi li valutano come vogliono, ma avere dai dati aperti è un primo passo. Poi nel momento in cui c'è una piattaforma come partecipa.gov, è chiaro che dipende dall'amministrazione che l'ha, in questo caso nazionale, che l'ha messa in piedi, che deve garantirci prima di tutto la trasparenza, ancora una volta, perché uno dei tre paletti ormai ci usciranno dalle orecchie, ma sono essenziali: trasparenza. Nel momento in cui questi dati saranno aperti, visibili, interpretabili, elaborabili da chiunque li vorrà elaborare, saremo in grado di capire che cosa la gente sta chiedendo sulla piattaforma partecipa.gov. Primo punto. Secondo punto, sarà l'amministrazione che non potrà più prescindere, come il presidente Napolitano, dopo il primo giorno annicchiato e il secondo ha dovuto accogliere di fatto le nostre richieste di lamentela nei confronti della mancanza di una donna all'interno del gruppo dei saggi, se all'interno della piattaforma saremo in tanti a dire la stessa cosa, la vedo difficile che un'amministrazione possa scansare la richiesta che stiamo facendo. Quindi l'analisi dei dati, credo che, non spero di avere risposto, dipenderà sia dalla nostra capacità di valutarli, sia dalla trasparenza con cui ci verranno rilasciati. Ce ne sono altre?
Ma comunque se attivate il microfono vi sento, è come preferite voi, ma insomma va bene anche se le leggo, non è un problema. Basta? Vado avanti? Seconda, eccola là, l'Unione Europea. Sì? L'Unione Europea. C'è, ok, ha progetti di esposizioni di tappo di tipo, magari, suppongo di sì, suppongo di sì, intanto sull'open data sicuramente sono partiti molto tempo fa, un po' prima di noi, diciamo, ma, e hanno anche una bella piattaforma di cui ora non ricordo il link, ma la trovate di sicuro all'interno del sito della Commissione Europea, perché sugli open data, certo, open coesione sarebbe una bella esperienza da proporre e mi fa venire voglia di fare quello che dicevamo prima. Proponiamogliela. Se già non ce l'hanno, un progetto di esposizione dei dati di open coesione, proponiamogliela. Facciamo una. Per esempio, la commissaria Neelie Kroes, che forse qualcuno di voi ha sentito nominare, che è vicepresidente della Commissione Europea ed è la responsabile di fatto di tutto questo mondo delle tecnologie molto aperta anche sul lato open data. Lei è su Twitter ed è presentissima su Twitter. E immagino con la sua squadra, non credo che sarà lei a fare tutto il tweeting e contro tweeting, però sicuramente c'è. Potremmo farle una proposta di valutare di poter esporre i dati tipo open coesione. Ho bisogno anche del vostro aiuto però, per farlo. Tanto che Chiara scrive la terza domanda, non possiamo lanciare il sasso e nascondere la mano, non funziona, non va fatto. Abbiamo il dovere, se ci interessa, pensiamo sia importante open coesione a livello europeo, combattere anche in quella direzione. La domanda è, basteranno i soli open data a garantire un'architettura partecipativa e cosa fare per ovviare il data divide? Ok. Sono due domande, una e mezzo. Allora, gli open data sono condizio sine qua non, non sono sicuramente condizione sufficiente, ma sono necessaria, detta in termini matematici. Nel senso, senza open data, quindi senza trasparenza, anche, non solo, ma anche, non potremmo mai garantire partecipazione, perché come faccio a chiedervi di partecipare alla mia attività amministrativa se non ho se non vi dico cosa voglio fare, perché, quali sono i dati, eccetera. Tornando al discorso della TAV, se io vi dico, facciamo un discorso meno pesante, meno complesso di quello della TAV, io ho 10.000 euro, decido di a fine anno di investirli e spenderli in qualche cosa, se non ve lo dico, è chiaro che voi non potete partecipare e dirmi che cosa vi interessa fare con quei 10.000 euro. Quindi sicuramente sono una condizione necessaria. Non sono sufficiente per due motivi. Uno per quello della comunicazione che dicevamo prima, perché a volte i dati ci sono, sono aperti, anche quando sono perfetti, anche quando sono fantasticamente linked, open data, ma non riusciamo a trovarli, non riusciamo a reperirli, è fatta male la comunicazione, non sappiamo che esistono, quindi ovviamente se io non so che c'è un treno alle 8, prendo quello delle 9 e invece magari quello delle 8 era più comodo. Quindi la conoscenza e l'informazione sono sicuramente alla base. Cosa fare per ovviare al data divide? Dipende che cosa si intende poi davvero per data divide. Se per data divide significa che qualcuno i dati ce li ha e qualcuno no, come immagino voglia dire, anche lì nel momento in cui i dati sono aperti, e sono pubblici su piattaforme pubbliche, quindi piattaforme accessibili in rete da chiunque abbia l'accesso a internet, è già un passo avanti. Resta il fatto che c'è il digital divide invece, nel senso che voi mi mettete tutto su una piattaforma, io ho tutti i dati fantasticamente aperti, ma io non ho l'accesso a internet perché abito in un paesino montano che non ha la connettività. Oppure non sono capace di usare un computer, oppure non me lo posso permettere, cioè perché il divario digitale, sapete bene, non è soltanto, purtroppo è stato declinato di recente quasi sempre nell'ottica del divide di connettività.
In realtà non è un problema di device, non è solo un problema di device di connettività, è un problema anche di digital divide socio-economico, culturale, di genere a volte anche, perché poi le donne spesso sono meno attive nel mondo delle tecnologie. Spero di aver risposto, se ci sono altre domande volentieri, se no vado avanti. Ecco, grazie, vuol dire che se abbiamo finito, ce ne sono ancora? Comunque andiamo avanti, casomai poi la leggo. Intanto proseguo, perché ecco, non ci sono più domande per ora, va benissimo. Gli attori dell'open government li abbiamo visti, quindi provo ad andare un po' più veloce. Magari se Chiara mi scrivi anche a che ora mi cacciate, perché a me bisogna uccidermi, se no non smetto di parlare. E quando finisce la voce o quando qualcuno mi uccide, stacca la connessione. No, comunque, ecco, fammi sapere, giusto per regolarmi, visto che abbiamo altrettante slide, probabilmente sono troppe, ma comunque molte sono anche già state dette, come questa per esempio, abbiamo visto chi sono gli attori. La cosa che cui tengo invece è la freccia centrale, perché gli attori li abbiamo visti, ma la società civile, quando si parla di civic hackers e urban hackers, spero vi siano già stati citati. Ma appunto intanto hacker non vuol dire cracker, quindi non è, l'hacker non è il cattivo che ci ruba i dati, ma è il grande tecnico esperto di gestione di computer e quindi è in grado di farci sapere, di scavare nelle informazioni anche per chi è un po' meno bravo di lui. Civic perché c'è il senso civico che guida queste persone che sono poi il Luca Corsato o il Michele Barbera della situazione, che sono appunto, questo è il loro mestiere e sono veramente, chiaro che lavorano anche e sono pagati anche per altre cose, ma molto del loro intervento viene fatto proprio perché mettono a disposizione della comunità le loro competenze di hacker e quindi diventa una società civile civica e urbana. La fusione dei due approcci, abbiamo visto, bisogna che ci sia un equilibrio tra questo mondo, che è sempre stato top down e che adesso ha un mondo dal basso che comincia davvero a spingere con forza perché si mischino, ops, qui mancano delle informazioni, che si mischino nella gestione dell'insieme. Il processo della creazione delle decisioni politiche, questo proviene da David Osimo. Questo mi fa pensare a questo loghino in basso a destra. Vi hanno parlato di Creative Commons? In basso a destra voi vedete c'è un loghino grigio, ok, quindi sapete di cosa si tratta. In questo caso io vi sto offrendo queste slide con la attribuzione e share alike, quindi potete farne ciò che vi pare, purché citate la fonte, che è quello che sto facendo ora con David Osimo per questa sua slide, e le ridistribuiate con lo stesso tipo di licenza, share alike, appunto, condividi allo stesso modo. Questa è una slide in cui fa vedere molto chiaramente, ma ve la lascio, quindi avrete poi modo di approfondirla se vorrete. Siamo alle consultazioni, che è l'altra faccia di quello che vi diceva Vittorio, la raccolta di idee e proposte che diventa una consultazione pubblica se e solo se succedono alcune cose. Che cosa? Prima di tutto deve essere avviata sulla base di un documento che sia chiaro, esplicito, trasparente, in cui ci sono problemi, obiettivi, le alternative. Qui l'amministrazione dice ditemi la vostra su questo. Così abbiamo fatto per l'agenda della digitale Umbra. Ah, tra l'altro è aperta ancora invece fino a fine novembre la consultazione della provincia di Bolzano, se vi interessa andarla a guardare, sempre fatta con la stessa piattaforma, sempre fatta insieme alla nostra associazione Stati Generali dell'Innovazione, in cui abbiamo appunto definito un manifesto in 11 punti, in cui abbiamo definito alcune basi su cui secondo noi bisognava avviare la discussione. E su questo poi sono nate altre idee, altri progetti, altre proposte da parte di tutti i cittadini che hanno voluto e vorranno ancora, perché c'è tempo appunto ancora un mesetto, di dire la loro. Quindi prima si parte da una struttura, poi si avvia la consultazione, ma è importantissimo che l'amministrazione che l'avvia si impegni. Quella domanda che vi facevate prima è esattamente questo, cioè quando voi mi chiedevate come verranno analizzati i dati di partecipa.gov. È questo che sarebbe carino che fosse chiaro, che l'amministrazione dica, ops, scusate, sono andata avanti senza volerlo,
dica, vi fornirò un feedback, ve lo do basato su queste proposte, fatto in questo modo, o almeno su alcune, perché poi è comprensibile, anche se poi non è successo mai, per la mia esperienza finora, queste piattaforme sono aperte a tutti, e spesso Ideascale in particolare non richiede nemmeno l'autenticazione, nel senso vi autenticate con un fake, con un indirizzo di posta elettronica qualunque, non... E nessuno vi riconoscerà mai se non poi andando a studiare dietro, ma quelli sono problemi più giuridici e legali. Ma vi potete, potete dire la vostra opinione anche non appalesando la vostra identità. E questa è la cosa che terrorizza i politici perché dicono: e vabbè, poi scriveranno un sacco di sciocchezze, magari cose volgari, cose che bisognerà cancellarle, bisogna presidiare queste piattaforme perché. Io fino a oggi, per mia esperienza, ormai sono anni che gestisco questo tipo di piattaforme, che vedo attività di partecipative, non mi è mai successo di dover bannare qualcuno perché ha scritto una cosa terribile o una cosa irripetibile, assolutamente fantastico. Non solo, ma anche se per caso qualcuno dice una cosa sciocca, mettiamola così, o comunque deprecabile da qualche punto di vista, non c'è nemmeno bisogno che sia l'amministrazione a sottolinearlo, perché ci appare velocissimamente quello che abbiamo chiamato prima crowdsourcing, quindi tutte le persone che sono in rete e che vedono che questa è una sciocchezza cominceranno ad attaccarlo loro. Vi sarà sicuramente successo a qualcuno di voi che è su Facebook, che scrive una cosa. Dice la sua opinione su un tema, non importa quale, se è un po' radicale, troverà subito qualcuno che gli dice sono d'accordo, qualcun altro dice sono totalmente in disaccordo. E lì, se lasciate fluire il dibattito, viene fuori, senza bloccarlo, viene fuori qual è la posizione dei vostri amici su quel tema. E se sono dalla vostra parte, probabilmente vi difenderanno su quella, a meno che non abbiate detto davvero una sciocchezza infinita, ma tendenzialmente poi è il crowdsourcing che dà risposte anche su questo. Quindi non c'è davvero, per carità, vogliamo presidiarlo, presidiamolo, però finora per mia esperienza non è mai successo niente di terribile. Quali sono i benefici? Sono evidenti della consultazione, perché è win-win, come si direbbe, no? Ci guadagna sia l'amministrazione che, e quindi l'istituzione, che il cittadino. Prima di tutto trasparenza, poi inclusività e ascolto attivo. Attivo significa attivo, nel senso non solo vi lascio dire la vostra così vi sfogate, verrebbe da pensare che ogni tanto lo dicono, ma recepisco quello che mi state dicendo, ascolto cercando di capire dove e come la vostra proposta si può incastrare davvero all'interno della mia progettazione. Quindi la qualità delle decisioni viene migliorata. Quello che dicevamo prima, andiamo tutti in Tibet magari, ma abbiamo deciso insieme e alla fine dal punto di vista qualitativo e del supporto di tutti voi nell'arrivare in Tibet sarà maggiore che se non fosse stata una scelta mia pesante e dittatoriale. È quello che viene chiamato un ecosistema informativo. In un ecosistema, voi sapete bene, sopravvive chi si adatta di più al cambiamento e non chi è più forte. E quindi è proprio nella discussione, nella decisione discussa e condivisa che ci si può adattare al cambiamento. Quindi alla fine deciderò di andare al mare in Sardegna anziché in Tibet perché, pur essendo la mia idea originaria fosse diversa, ma mi avete convinto che la maggioranza preferisce andare al mare in Sardegna. E la co-costruzione delle politiche pubbliche insieme ai cittadini, che ottiene lo stesso identico risultato, non solo. Ho una politica pubblica e va bene, l'ho fatta come mi piaceva, per giunta ho anche il placet dei cittadini. C'ho il placet dei cittadini che mi difenderanno fa da tratta per portare avanti poi questa politica che abbiamo scelto insieme. Ci sono esempi europei, come vi faccio vedere, la vostra voce in Europa. Una domanda che vi faccio, mi piacerebbe che mi diceste quanti di voi hanno mai partecipato a una consultazione online, nazionale o europea, a una qualche, appunto, una qualche proposta di una pubblica amministrazione che dice: ditemi la vostra su questo tema, quanti di voi hanno partecipato? Queste sono delle ipotesi, questa è la vostra voce, si chiama, non è roba da poco.
la Commissione europea che ci chiede a noi cittadini di dire che cosa ne pensiamo di. Ed è un grosso passaggio avanti, ma ce ne sono altre. Ci sono petizioni online che sono, ora queste sono, alcune sono scadute, altre non tanto. Ancora ce n'è il termine della raccolta primo 9-11 novembre, quindi ce ne sono ancora di aperte. Con un elenco le trovate sulle petizioni online che potete ancora decidere di votare. Ed è una cosa molto interessante perché la Commissione europea ci ascolta appunto in maniera attiva. Mi dice Chiara che su moniton.it a partire da Open Coesione ha fatto qualcosa. Ce ne sono veramente tantissime. A volte, ripeto, non è nemmeno troppo sempre la nostra voglia di partecipare o la nostra diffidenza, la nostra mancanza di trust. Ma è anche perché non lo sappiamo, perché forse queste informazioni non le sapete. Consultazioni in Europa, ecco, io sto andando avanti, c'è un altro link, forse da lontano vedete meno, ma le tematiche sono ambiente, energia, concorrenza, c'è veramente di tutto. In Italia ce ne sono state varie di consultazioni pubbliche, una è quella di cui mi parlavate prima voi. Consultazioni del governo italiano concluse sul valore legale del titolo di studio. Hanno partecipato 35.000 persone. Sulla spending review della Presidenza del Consiglio, la tabella è il nome della consultazione, la prima colonna, l'istituzione che l'ha aperta, la durata, quanto è stata aperta la consultazione e quanti partecipanti con quale strumento. Alcuni sono stati questionari online, come vedete, altri moduli online, altri ideario. L'ideario era poi l'idea scale di cui vi parlavo prima. Ci sono tanti strumenti che sono stati utilizzati, tante amministrazioni, il MIUR, il MISE, la Presidenza del Consiglio, la Funzione Pubblica. E per dire, sulla spending review, più di 500.000 persone in 28 giorni hanno detto loro, non è roba da poco, secondo me. Altre sono in corso, qui però è dicembre 2012, quindi mi sa che sono anche finite, direi. È una slide precedente, perdonatemi, ma sicuramente ce ne sono molte altre. Per esempio è stupefacente invece che sui principi generali di Internet, pur essendo stata aperta 44 giorni, hanno risposto 760 utenti. Però magari era anche davvero una questione di non conoscenza. Infatti Chiara mi dice che di quelle europee non aveva avuto notizia. Succede appunto perché poi a volte anche noi abbiamo anche da fare qualcos'altro, oltre che seguire le consultazioni online, però. E a volte manca anche proprio l'attenzione. Questa è la consultazione pubblica di cui vi parlavo prima sull'agenda digitale italiana. Come vedete, voi sapete che gov.it è un sito governativo, è importante che siano queste cose qua perché se io faccio un sito che chiamo puglia.it, un cittadino qualunque può avere delle difficoltà a capire se è un sito istituzionale della Regione Puglia o se è un sito che mi sono svegliata io quella mattina e ho fatto. Se invece è puglia.gov.it avete una ragionevole certezza, anzi una certezza totale, perché a me, Flavia Marzano qualunque, il registro non mi dà l'accesso a questo suffisso, mentre ad amministrazioni pubbliche sì. Sulle riforme costituzionali, anche questo ovviamente è parecchio interessante, che è il partecipagov.it di cui mi parlavate voi, quindi qui vedete che c'è anche un questionario di approfondimento in cui potete studiare, ma immagino che se mi avete fatto la domanda significa che su partecipa.gov avevate già informazioni. Le linee guida. Questo viene sempre da consultazione pubblica, dal sito, lo vedete in fondo il link. Linee guida per la pianificazione, la gestione delle consultazioni pubbliche con i cittadini. Se queste linee guida, e dico se perché purtroppo non succede, le seguissero davvero tutti gli amministratori che vogliono fare una consultazione, prima, vabbè, si comincia dicendo che cos'è una consultazione. È un'attività formale, quindi non è informale, ma formale, di partecipazione diretta del cittadino nell'azione politica legislativa. Quindi è uno strumento di democrazia partecipativa che complementa tutto quello che viene fatto normalmente dalla pubblica amministrazione grazie a una
invece ha una nuova faccia che è quella della democrazia partecipativa. Non ha una valenza statistica perché ovviamente non può essere un campione, chi partecipa partecipa, non è, mentre avrebbe valenza statistica se venisse scelto un campione prima, c'è l'Istat per lei, comunque uno statistico sceglie un campione scelto in maniera scientifica, decide di fare domanda solo a quel campione, allora quella avrebbe valenza statistica. Se invece io apro una piattaforma online, ovviamente chi risponde risponde. Ed è probabile, anzi, che ci sia un grosso bias dovuto al fatto che rispondono le persone più attente, le persone che hanno un po' più di fiducia nell'amministrazione perché sperano che hanno un po' più di trust, le persone che hanno più competenza e conoscenza delle tecnologie perché è una consultazione online, quindi sicuramente le persone che non sono su internet non ci arriveranno mai. Quindi, però costituisce un contributo, che è un contributo molto forte anche nell'identificare, nel cercare di capire quali sono. Da una parte le necessità del cittadino, dall'altra che impatto possono avere come risultati, come azioni politiche. Quando? Si possono fare ovviamente più o meno quando vogliono e dipende molto da qual è il processo deliberativo in cui si innesta una consultazione, la faccio in campagna elettorale, la faccio dopo, la faccio prima per chiedere ai cittadini che mi aiutino a definire qual è il mio programma elettorale. Quindi definiamo insieme le politiche pubbliche anche in funzione del quando. La durata, anche questa, sarebbe carino che fosse proporzionata alla complessità dell'oggetto in questione. Se voi mi fate una domanda molto complessa, fate al cittadino una domanda molto complessa, la probabilità che la risposta sia veloce da parte di migliaia di cittadini è molto bassa. Quindi dategli il tempo, date il tempo necessario a far sì che più interessati possibili possano partecipare. Trasparenza e chiarezza. Purtroppo ogni ambiente ha il proprio linguaggio, io ne sono consapevole in quanto informatica, ogni tanto gli informatici parlano informatichese, ma d'altra parte i giuristi parlano giuridichese, la pubblica amministrazione, il medico, quando il medico vi parla di TAC non è detto che voi sappiate che vuol dire tomografia assiale computerizzata, soprattutto non è detto che sappiate cos'è una tomografia. Però ogni ambiente ha il suo linguaggio. Nell'ambito della pubblica amministrazione è essenziale che gli obiettivi, le modalità di esecuzione, quali attori volete coinvolgere, sia totalmente trasparente e totalmente chiaro, possibilmente allegando anche tutti i documenti che sono necessari per capire meglio. L'accessibilità deve essere quindi la piattaforma, deve essere uno strumento che garantisce una partecipazione la più alta possibile, tutti gli accessibilità previsti dalla legge. In questo contesto si parla anche della legge 4/2004, che è la legge sull'accessibilità dei siti pubblici, ovvero accessibilità intesa nel senso di persone diversamente abili, cioè l'ipovedente o non vedente che non riesce ad accedere alla piattaforma perché è stato fatto male. La legge 4/2004 definisce molto chiaramente, poi tutti gli emendamenti successivi definiscono molto chiaramente che cosa deve fare, come un sito deve essere accessibile. È essenziale che una piattaforma che ospita uno spazio di discussione che vuole e pretende di essere una consultazione pubblica partecipata debba garantire la più ampia partecipazione e quindi anche la partecipazione di eventuali persone con difficoltà. Modalità di consultazione, perché anche lì uno può scegliere, dice quale scelgo, faccio un questionario, lo mando a tutte le famiglie, mando un ebook, mando un librettino con le mie tematiche, uso una piattaforma pubblica, privata, lo faccio su Facebook, cioè, ci sono ovviamente diverse possibilità. È importante che sia anche questo molto chiara, che ci sia una motivazione ben spiegata. Le regole di interazione, cioè io partecipo, ma ovviamente ci sono delle regole in cui se partecipo devo rispettare le regole del gioco, insomma, quindi dovete dirmi quali sono le regole del gioco, per dire se è una consultazione fatta soltanto per i residenti in Puglia, scrivetelo chiaramente e chiedetemi di dichiarare che sono pugliese, poi per carità nessuno mi impedirà se non c'è un controllo. Sulla mia residenza di capire, però sicuramente le regole sono utili. La risposta, che questa in parte è la domanda che mi facevate prima,
Quindi l'amministrazione, l'istituzione che fa questa consultazione pubblica, si deve impegnare a offrire da una parte riferimenti per il contatto diretto con i partecipanti alla consultazione, poi anche a dare poi a spiegare, dare chiarimenti, un supporto tecnico e pubblicare informazioni sull'andamento della discussione, anche in trasparenza. L'analisi. Ed eccoci qua, a chiusura della consultazione, i contenuti sono analizzati, sicuramente lo farà l'amministrazione dalla sua parte, ma i risultati devono essere anche pubblicati. E di più, pubblicati secondo modalità e tempi che devono essere preventivamente comunicati, sempre nell'ottica della trasparenza, proprio per evitare giochetti strani, insomma, no? E quindi prima vanno dette queste cose, quindi prima vanno progettate, per questo sono linee guida per le consultazioni pubbliche. Se potete, se è possibile, nel momento in cui fate una consultazione, individuate preventivamente questo, anche perché questo massimizza le potenzialità informative dello strumento. Decimo punto, promozione delle competenze di partecipazione. Proprio perché più persone partecipano e meglio è. L'amministrazione deve promuovere la condivisione all'interno delle istituzioni che dovranno poi incoraggiare magari anche momenti di formazione e facilitazione su questi strumenti. Abbiamo parlato di petizioni, ci sono petizioni online, questo è un esempio, ma ce ne sono veramente infinite. C'è un portale che si chiama Regulation del governo USA, del governo americano, che permette ai cittadini di commentare i regolamenti proposti. Un esempio che io propongo a tutte le amministrazioni e quasi sempre mi dicono che è una buona idea, ma nessuno mai finora lo ha fatto. Le gare pubbliche, di qualunque tipo di gara si tratti, da lavori pubblici a acquisto di saponette per il bagno, non importa, le amministrazioni le devono pubblicare. Io sono 20 anni che faccio, 23 ormai, che faccio consulenza nella pubblica amministrazione, quindi un po' di capitolati nella mia vita li ho scritti. E non c'è stata una volta una in cui non c'era o un erroretto o una cosa poco chiara o comunque un qualche fornitore che mi telefona e mi dice, fornitore potenziale che sta tentando di rispondere al bando, dicendomi, però qui non ho capito lei che cosa intende. Oppure se lei lascia questa frase, a me mi esclude. Allora, se il bando di gara. E qui magari lo chiedo ai giuristi che ci ascoltano se possono dare una risposta in questi termini, perché forse si potrebbe davvero provare a farlo diventare un emendamento alle procedure di gara. Se un bando di gara, prima di essere pubblicato, che ne so, il 10 di novembre, venisse pubblicato il 1° di novembre, però in modalità informale, dicendo attenzione, il 10 dicembre, novembre pubblicheremo questo bando. Con questo capitolato, con questi allegati. Mi dite, secondo voi, se è un bando sensato, se la cifra è sufficiente, se ci sono errori, se ci sono incongruenze, se ci sono rischi per la trasparenza, se ci sono rischi per un qualche fornitore che viene escluso, perché magari se lascio quella frasetta ne escludo uno, se ne metto un'altra la apro a 100 in più. Si lascia per 10 giorni, l'amministrazione poi. Resta, a mio avviso, potrebbe restare anche solo libera di non recepire neanche una virgola di quella che arriva dal mondo esterno, però quantomeno se il bando è stato fatto in buona fede, se mi segnalano, come spesso succede, sappiatelo che non è, a volte succede che sono bandi fatti già in qualche modo preformati, ma non spessissimo, direi, almeno io so. E se tolgo quella frase, apro di più le possibilità al mercato, quindi volentieri io la toglierei. Si apre per 10 giorni, poi si parte con il bando, e nel frattempo io posso, ho 10 giorni per recepire eventuali emendamenti che mi vengono proposti. È chiaro che questo implica ascolto e soprattutto implica una fortissima trasparenza, perché se io invece ho scritto quel cavillo proprio per favorire il signor Quincopallino, e c'è invece qualcun altro che me lo fa notare su questa piattaforma, che è una piattaforma aperta e condivisa e trasparente, è evidente che io non posso più favorire Pincopallino perché è molto chiaro dal commento che mi ha fatto qualcun altro che se io lascio la frase esattamente com'è, sto favorendo qualcuno.
Quindi o me ne prendo la responsabilità e poi ci saranno eventualmente i ricorsi o quant'altro, se ne discute in un'altra sede, o se no, se sono in buona fede, cambio volentieri. Questo è un altro esempio di tutte le petizioni, i petitions del governo inglese, governo britannico. Questo è challenge.gov, anche questa è un'idea di collaborazione. Questo sulla collaborazione civica fatta dal Comune di Venezia, non sono solo bravi all'estero, ogni tanto qualcuno di noi fa qualcosa di buono anche nel nostro paese, per fortuna. E come vedete qui c'è la possibilità di fare una segnalazione, come sul Comune di Pisa vi accennavo prima. Di vedere le segnalazioni altrui, perché magari qualcuno l'ha già segnalata, e di verificare una segnalazione. Quindi oggi segnalo che c'è questa, vedete c'è la possibilità di inserire anche foto, segnalo un problema, domani vedo, magari prima guardo se l'hanno già segnalato altri, è inutile che lo segnali anch'io, faccio la segnalazione e poi verifico a che punto è questa segnalazione. E quindi questa è proprio la parte di trasparenza da parte dell'amministrazione, collaborazione da parte del cittadino e quindi una partecipazione per una città un po' più smart, là, possiamo dirlo. Sempre, questa è un'altra foto, sempre dello stesso problematica, come vedete c'è la mappa in cui è possibile segnalare cliccando sulla mappa di che cosa si tratta, quindi segnalare il problema e c'è la possibilità di cercarla, ci sono le statistiche, quindi anche le statistiche sono informazioni che sono interessanti, vedere per esempio su quante segnalazioni, quante sono state utili, quante no, quante sono state già risolte come problematiche, quante no. Fix My Street è un esempio molto interessante, analogo, ed è anche questa è una piattaforma open source, quindi scaricabile da chiunque la voglia per poterla applicare, suggeritela a tutti i vostri amministratori. È una roba facile, si può segnalare un problema molto facilmente. Anche qui si vedono i problemi segnalati di recente, quindi c'è di che. Decoro urbano, analoga come potete immaginare, c'è la possibilità di segnalare problemi sui rifiuti, sul vandalismo e incuria, dissesto stradale, zone verdi, segnaletica, affissioni abusive. Ci vuole poco, come vedete ci sono tutti questi telefonini per far capire che esiste anche un'applicazione su smartphone, quindi è possibile interagire con l'amministrazione se l'amministrazione decide di scaricarsi e adottare questa piattaforma per aiutarla prima di tutto, poi per aiutare noi stessi, perché un dissesto stradale è un problema per noi, ma anche per l'amministrazione che lo deve rattoppare, quindi diventa importante. Anche questo è un analogo, questo è un po' diverso perché è un social network, un po' più che non soltanto una piattaforma di segnalazione, però è un'interazione tra cittadino e amministrazione. Il comune di Udine l'ha adottata, qui forse appunto vedete alcuni paletti segnalati sulla mappa da cui potete vedere quali sono state le cose prese in carico, quante sono state risolte e quant'altro. Liquid feedback, voi sicuramente avete sentito parlare di politica liquida, di partiti liquidi, si parla del partito pirata per esempio, come un esempio di questo, ma c'è la possibilità anche di avere appunto, siamo molto meno strutturati di quanto ne eravamo prima, ne parlavamo prima quando dicevamo delle amministrazioni che avrà sempre meno senso la loro strutturazione dal punto di vista geografico, perché chiunque può partecipare in maniera più liquida, appunto. Quindi questa piattaforma si chiama Liquid Feedback proprio a partire da questo concetto. Questa è una cosa che ha fatto il Formez insieme al governo italiano, si chiama Linea Amica, che prevede un dialogo diretto con ascolto tra cittadino e pubblica amministrazione, dove come vedete sono segnalate per esempio chiedo a un esperto, quindi contatta un operatore, voi potete telefonare, c'è cioè un numero di telefono che è questa Linea Amica appunto, sia da cellulare che da fisso, vi risponde sempre una persona, tra l'altro è anche multilingue, quindi anche per i cittadini stranieri che vivono in Italia, segnalo una richiesta, assistenza nei miei rapporti con la pubblica amministrazione. Accedo ai servizi, cerco risposte, mappe di pubblica amministrazione, indirizzi di pubblica amministrazione, per esempio gli indirizzi della posta elettronica certificata che trovo direttamente qua ed è uno strumento interessante. Diteci come, questo è proprio finalmente l'ascolto.
Suggerisci che cosa fare per migliorare i servizi ai cittadini, come risolvere i problemi, racconta come li hai risolti. Sembra incredibile, ma quanti di voi la conoscevano già e ci hanno già lavorato su questa piattaforma? Quanti hanno in qualche modo utilizzata o hanno segnalato, dato suggerimenti, per fare meglio il lavoro all'amministrazione? C'è la rubrica della pubblica amministrazione, forse vi ricorderete le tre faccette colorate di Brunetta. Era possibile, andando in rete, fare check-in, come si direbbe su Foursquare, ma questa è come piattaforma, se non ricordo male, era Mobnotes. Fare check-in, trovare intanto sulla mappa, non so, l'esempio, l'ufficio postale più vicino, vado all'ufficio postale. Finisco il lavoro e poi posso segnalare su questa app, ma sia online che sullo smartphone, se sono stata soddisfatta poco o meno, quindi verde, giallo, rosso, e scrivere anche le motivazioni. Cioè, volendo, c'è la possibilità di segnalare anche il perché. Quindi si chiede proprio la nostra collaborazione, veramente il crowdsourcing di cui parlavamo prima. Chiunque può proporre un miglioramento. Loro ce l'hanno offerta questa opportunità, noi la dobbiamo cogliere da cittadini, perché se noi non cogliamo la possibilità di partecipare, sarà tutta colpa nostra. Sui dati aperti sapete tutto o quasi, comunque sicuramente vi è stato detto molto e molto altro vi verrà detto, quindi su questa pagina glisso. Un altro progetto interessante è Tweet Your Map, come realizzazioni civiche, è una sorta di supporto per colmare il deficit democratico, no? Quindi l'idea di usare Twitter, che è già uno strumento per farlo, per integrare il rapporto con l'amministrazione per la democrazia. È una piattaforma, poi se vorrete la potete andare a vedere, qui probabilmente qualche politico nazionale lo riconoscerete, esiste, c'è la possibilità proprio di interagire e aumentare, un po' come il discorso che vi faceva prima Vittorio sulla piattaforma Open Policy. Ancora sulla collaborazione, siamo quasi arrivati, avete 5 minuti, resistete, ditemi voi, io ho ancora poche slide, pochissime, magari vado veloce perché tanto è meno importante, questa invece era una cosa che vi volevo segnalare. L'Open Government Partnership è una cosa che è nata da più o meno alcune amministrazioni nazionali che si sono messe insieme. Ci sono alcuni paesi, adesso anzi li vediamo subito nella slide successiva. In celeste vedete quelli che sono partiti all'inizio nel settembre 2011, in verdolino chiaro l'Italia compresa, che sono entrate nell'aprile 2012. In giallino che sono entrate quest'anno ad aprile 2013 e in arancione, non saprei come dire, che hanno intenzione di entrare dentro questa fascia ad aprile 2014. C'è ancora troppo bianco, come potete vedere, no? Nel senso ci sono davvero tante realtà, compresa la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Austria, senza voler andare a paesi più grandi o africani. Tornando alla precedente, Open Government Partnership ha l'obiettivo di fare rete, e qui c'è il sito della funzione pubblica da cui potete trovare il piano italiano per l'Open Government. L'idea di fare, proprio per questa liquidità dei governi, di fare rete, di fare squadra, come vedete ci sono le countries, ci sono gli argomenti, come funziona, team world, a fine ve l'ho segnalato perché fra pochi giorni, fra 15 giorni, il 30 ottobre, 1 novembre, ci sarà un summit, stavolta sarà a Londra, l'anno scorso è stato in Brasile, di tutti i governi che hanno aderito, quindi come tornando alla slide precedente, come vedete non sono pochissimi, proprio per potersi incontrare e parlare di soluzioni, come fare per, come migliorare. Che cosa fare ancora per migliorare l'open government nel mondo?
Ops, non si vede, non è Gmail, ma è Gmail, manca la L, scusatemi, è flavia.marzano@gmail.com. Questa è l'ultima slide, così vi risparmio. Siamo alle 18:59, ci siamo. Bravissima, perfetto. flavia.marzano@gmail.com, esattamente così. Vi chiedo solo un favore, se mi scrivete, scrivetemi volentieri, però io ricevo 400 mail al giorno circa. Quindi cortesemente mettetemi nell'oggetto qualcosa che mi faccia capire che Open Government ci siamo sentiti in questo contesto. Grazie a voi, Chiara, davvero, spero, è un po' faticoso purtroppo in remoto per voi, anzi ora mettiamo il video almeno per qualche secondo, ci vediamo in faccia. Beh, togliamo la condivisione dello schermo, ce la facciamo? Annulla. Bellissimo. Come faccio? Voglio togliere la condivisione dello schermo. Annulla. No, eh? Aiuto! Non riesco a toglierla. Volevo salutarvi almeno per l'ultimo istante di persona, ma non ci riesco. Oltretutto non so perché ha rigirato upside down sullo schermo con la freccia. Sapere come fare. Davvero non lo. Non ci riesco. Mi dispiace. Sulla sinistra, di che? Mi dispiace, non ci riesco. Sulla sinistra della finestra in hangout io vedo condivisione schermo, ecco. Mi senti di qua? Sì, ti sento, ti sento. Rimbombatura. Non so perché, ma non riesco, mi dispiace. Vabbè, abbiate pazienza, vi avrei salutato volentieri altrimenti, invece non ci riesco. Eppure è strano che non si possa rimuovere questa cosa. E no, non vi vedo nemmeno, tra l'altro. Non vedo neanche voi, no. Se io chiudo la presentazione, la vedete lo stesso, è incredibile. Oh. Non lo so, mi sentite ancora? Sì, mi piacerebbe che vedervi almeno per salutare voi, ma insomma non so come fare perché sulla la freccetta verde se io ci faccio doppio clic mi apre la possibilità di condividere lo schermo. Hangout e Google. Non c'è proprio verso. Peccato. No, l'abbiamo fatto anche prima, quindi non so proprio come mai. Pazienza. Ecco, vediamo se. O chiudiamo l'hangout e lo ripartiamo di nuovo. Ah, beh, sì, giusto. Se parte dal PC che ha aperto l'hangout, forse qualche chance in più c'è. Comunque davvero grazie a voi per la pazienza, per avermi ascoltato per 2 ore anche. Per un attimo ti ho visto, per un attimo ho visto la tua faccia. Eccoti, ora ti vedo. Adesso se tu riesci anche a far sparire questa stupida slide e a farmi apparire, ciao, vedo anche te ora. È veramente strana questa cosa. No? Killami. Nel frattempo la cosa, se non ho capito male, è stata in streaming, giusto? Quindi c'è ancora, se io per sbaglio riapro la pagina di streaming, l'avete anche registrato? Non ti sento.
Ah, ok. Allora magari Chiara ti chiederei la cortesia, visto che l'email ce l'hai, di mandarmi senza fretta anche il link, così facciamo anche un po' di rumore. Va bene, chiudiamo qua? Che dite? Pazienza, sì, mi dispiace perché appunto avrei salutato. O chiudo e mi richiamate fra un istante, proviamo? Che dite? Chiudiamo. Dai, proviamo. La facciamo stavolta. Ale? Dai che ce la... Ale, ce l'abbiamo fatta. Ciao, grazie. Grazie davvero. A voi. Perfetto. Verissimo. Buon lavoro. E a presto, buona serata. Ciao. Ciao, ciao.